Se prendiamo i percentuali, oggi come oggi parliamo circa di 1% della produzione totale che fanno le varietà CLAP. Fra 10-15 anni sicuramente siamo su 10-15% della produzione totale. Prendiamo l'Ambrosia o la Canzi, dove ormai possiamo dire che siamo su una distribuzione anche sul livello nazionale, che abbiamo ricevuto sempre un feedback molto positivo, che proprio siamo riusciti a inserire delle varietà che puntano sulle richieste dai nostri consumatori. Sono queste varietà soprattutto dolci, croccanti e succose. In futuro inseriamo ogni anno una nuova varietà. Dall'anno scorso siamo partiti con la Yellow. La Yellow, una varietà che ci distingue già col colore, è una varietà gialla che anche per il consumatore è molto facile a distinguerla sul punto vendita. Un domani arriviamo con la Kissabel e direi nei prossimi anni arrivano altre varietà nuove. Un altro prodotto che abbiamo inserito questa primavera era il Pack Disney, un co-branding con Disney Italia che include 4 mele di calibro piccolo. In primavera era la Pinova, invece adesso con la nuova stagione siamo partiti con la Gala. Con quel prodotto siamo riusciti a inserire una mela, un packaging che dia proprio colore al reparto ortofrutta e che crea un valore aggiunto per il consumo della mela al target bambini. Diventa proprio un gioco, diventa proprio una sfida a collezionare gli adesivi che possono raccogliere e trovano in ogni confezione Disney Valvenosta.